Oh, buongiorno, buonasera a tutti. Sullo Cos'è Bar, io sono di nuovo qui con Diabolik. Ieri Crimina, oggi Diabolik. Siamo sempre nel re regno del delitto. Siamo nel regno del crimine, degli efferati criminali che turbano le menti di giovani fanciulli. Ma de che crimine, questa roba qui, giovane fanciullo. Cioè, manco si turba lontanamente. No, scusate, sto cercando di domare la selva oscura, che è la mia testa. Sembra una metafora di Gorgio da Lentini, ecco, le metafore che definiva tipo gli avvoltoi bare volanti e cose simili che facevano gioia dei sofisti. O del VI secolo a.C., mi sembra. O V secolo, V secolo a.C. Le date, non me le ricordo bene. Comunque, non parleremo di Gorgio Armentini, anche se la prima sofistica potrebbe essere un argomento interessante da trattare. Sì, sono sempre più Robinson Crusoe, ma chiaramente il pappagallino qui. C'ho tre cani. E forse era meglio il pappagallino, secondo me, anche per i loro bisogni. Sono tre cani impegnativi. Oh, ma non parleremo di cani e di pappagalli, parleremo di Diabolik, i quattro capi del mondo. Costa 5, vedete c'è lo stemmino, insomma, il bollino dei 60 anni di Diabolik, che lui porta meglio di me perché io il calzamaglia che lo farei piuttosto schifo e insomma, non mi ci metto in calzamaglia anche perché andare a lavoro in calzamaglia. Interessante, il classe in calzamaglia. Accidenti, la scena già sarebbe, vabbè, sarebbe ovviamente interessante come scena, anche perché poi dovrei anche, come diavolo, non c'è il fisico da diavolo, ma neanche la faccia, neanche quella, perché, anche se diavolo ha un aspetto indiano, rimanda un po' a Salgari, insomma. Qui abbiamo tre storie, non esageriamo, tre storie, mi sembra tre, una, due, e tre. L'ultima è quella più colpo di scena, no, non ve la spoilerò perché se vi spoilerassi l'ultima veramente mi mandate a quel paese, però facciamo i crediti come al solito, costa 5,40 euro, quindi neanche un prezzo, considerando le ultime cose che c'è in giro in edicola, 5,40 euro, un fumetto popolare, nazionale popolare, che da 60 anni turba appunto le menti di giovani fanciulli e fanciulle, ma ormai non turba più nessuno, di voi che ormai è un fumetto che rispetta i manga, questa è roba da pensionati, da case di riposo, insomma, nonnetto, eccetera, eccetera. Però è interessante, interessante perché Diabolik è una macchina narrativa, diciamo no, interessante per vari motivi, insomma, scusate i crediti, non li sto ancora facendo. La copertina è matite di massaia, chine copertina carette e massaia, che credo siano le attrici della prima storia. Credo che siano queste signore qui, signore o signorina, dice signorina, non so se. Massaia e caretta, sono queste due, diabolica al femminile, anche giovani, sembrano abbastanza giovani, insomma. Non hanno messo giustamente la data di nascita, no, trentenne astigiana. Comunque sono più giovani di me perché io sono già a viaggio, io viaggio. Viaggio, viaggio, sto viaggiando da molto tempo ormai. E due disegnatrici, la storia di prima storia di Gomboli e Pasini, sceneggiatura Tito Farace. I disegni sono normali, non mi sembrano, nel senso, assolutamente buoni, ma niente, non che fatti bene, nel senso che. Oh, questa immagine orientale, insomma, sembra tipo casa di appuntamenti di Hong Kong, insomma, per massimo. Va bene, crea quel clima orientale, insomma, un po' stereotipato, va bene. E vabbè, questo è un colpo di diamanti. Cosa volete che faccia, Diabolik? Diabolik, diciamo, c'è una collezione di diamanti, nessuno ha mai capito che ci fa con tutti questi diamanti. Cioè, poi i diamanti sono preziosi, quando ce l'hai 300 o 400 kg. O li usi per cucinare, non lo so, per la pasta asciutta ci mette un po' di diamanti. Potrebbe anche ritirarsi in pensione. Però Diabolik c'ha questa fissa dei diamanti, continua per noi ovviamente, perché lui potrebbe tranquillamente ritirarsi.
vita privata con Eva. Quindi è una storia classica. Qui c'è un'introduzione su tutti i tesori. Cioè, perché in realtà quello che è interessante è Diabolik, che Diabolik vive in un, cioè, a me mi ha ricordato Borges, Tlon e Ukban. Cioè, a un certo punto, in un racconto di Borges, il protagonista trova un'enciclopedia e c'è la descrizione di un mondo, di un universo che non esiste, ma tutto con la civiltà, con la cultura, cioè, con le lingue, eccetera, eccetera. Quindi Diabolik vive in un mondo in cui ci sono città che è simile al nostro, ma i posti, i quattro capi del mondo, sono tutte città che non esistono, paesi geografici che non esistono, quindi si è creata una sorta di geografia diabolica, nel senso di diabolica, sì, nel senso qui, che è anche affascinante, perché poi c'è descritto nel di Pasini, cioè c'è la descrizione di questi posti. Per esempio, Gaulong ricorda Hong Kong, Clerville sembra un po' in Svizzera, eccetera, eccetera. Perché le sorelle Giustane a un certo punto inventarono un mondo che è quasi uguale al nostro, ma non uguale al nostro, anche i tesori, quindi le civiltà, eccetera, eccetera, quelle civiltà, gli ontinici, eccetera, i reperti archeologici. Questo ovviamente permetteva alle sorelle Giussani di crearsi una, cioè, se tu devi fare ambientare una storia a New York, devi ambientare a New York, non devi metterci la Statua di Libertà, cioè devi, se, i quartieri devono essere quelli. Se tu la città te la inventi, te la fa un po' come ti pare. Villa Marche è una isla dei Caraibi che però non esiste, Grover City che ricorda ovviamente New York e Gaolong Hong Kong, però esiste una geografia diabolicchiana, diabolichese, che è interessante, più della stessa storia forse, che ci porta in questo mondo diabolicchiano dove esistono posti e città che non esistono nel nostro mondo. Cioè, Diabolik si muove, è un aspetto anche metafisico interessante, si muove in un mondo che è uguale al nostro, però se uno prende, è come il Monprachem, no, di Salgari, in realtà forse l'idea venne da Salgari, perché Monprachem, sapete, i tigrotti di Monprachem, no, di Salgari, che stanno in Malesia, ma Monprachem non esiste come isola. Se l'è inventata Salgari, quindi i tigrotti di Monprice è un'isola della Malesia che non esiste, quindi solo che Salgari si inventò Monprice, cioè, penso non esista Monprice, sono quasi sicuro non esista. È un'isola che non c'è, quindi è un'isola che si è inventata, o magari esiste un'isola che ha ispirato, però voglio dire, da Monprice, e poi il resto di Salgari geograficamente era esatto, ma da questa isoletta che non esiste si è, cioè, l'idea dei fratelli Giussani a creare una geografia alternativa a quella reale. Quindi lui si sposta in città che noi dà l'idea, cioè quando arriva nell'emirato di Dabar, Dabur, Dabar, non so, non esistono questi emirati, hai l'impressione di essere a Dubai, ma non è Dubai. Scusate. Rashed, no, Rashed, l'emirato di Rashed, ovvio che rimanda a Dubai, però. Questo permette agli sceneggiatori ovviamente una libertà. Ora, qui c'è una setta, un'organizzazione criminale, la Tetra, che ovviamente quattro spietati capi che organizzano, ricorda molto la Spectre, ecco, sempre lì. E niente, Diabolik deve impossessarsi di quattro statuette d'oro di qualche civiltà precolombiana, ma non c'è, cioè, anche la storia non è uguale, perché sono civiltà precolombiane, però non sono esattamente uguali alle nostre, quindi siccome cambia tutto, cambia, cioè, le sorelle Giussani, come fanno nell'introduzione Michele Judica, hanno creato anche civiltà che non esistono, quindi quasi da Martin Mister, la civiltà dei Lentini, come si chiamava. No, no, ta, 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 vabbè, varie civiltà maledette che non esistono, e tipo Atlantide, cioè in realtà Diabolik è un personaggio molto più misterioso delle Uniti, non esiste la civiltà delle Uniti, che però loro hanno creato questa civiltà che può essere assimilata a quella di Sumeria, eccetera, eccetera. Questo crea, se ci pensate bene, un universo affascinante, se ci pensate bene. Quindi vi invito a leggere. Le storie sono, cioè, Diabolik è un meccanismo aurologico.
No, Criminal è tutto girato sulla psicologia del personaggio, sui personaggi, più che sulla trama in se stessa, a parte il triangolo di Saussure, che è una trama ben congegnata, però Max Bunker puntava più sui personaggi, sulla loro psicologia, le loro reazioni. C'è Criminal che perde Lola e, cioè, pensate, fate il paragone tra Criminal e Diabolik. Diabolik che perde Eva Kant, che muore Eva Kant. Non succederà mai. Mentre Max Bunker ha sacrificato Lola. Per creare un effetto sconvolgente. Piacevole sorpresa nella seconda storia è Rao, che ovviamente tutti noi conosciamo, cioè, che lavora, l'ho trovato, scusate, tutti i sceneggiatori, aspettate, ecco, Roberto Rao, che ha fatto le copertine di Mister No del ritorno e sta facendo quelle di Nick Ryder. Quindi Rousey, Rosario Rousey, ha avuto uno studente, tanto ma non credo sia parente, che si è laureato in geologia e poi dalla geologia è passato ai fumetti. Invece Sergio Riletti è lo sceneggiatore di una storia molto breve. Diabolik qui è molto più stremafioso. Eva si fa bene, però Rao in realtà è un bravo disegnatore. Cioè, io l'ho visto solo come copertinista in Mister No e Nick Ryder che sta uscendo. E come disegnatore è molto valido, nel senso che, cioè, come disegni, con tutto il rispetto per le prime due disegnatrici, si capisce che Rao viene dalla scuola Bonelli. Quando si vedono questi fumetti, si ha un po', qui si sente che c'è Nick Ryder, si sente che c'è. Cioè, qui sentiamo puzza di Bonelli, cioè, si capisce che Rao non è così, non è questo. Cioè, il disegnatore tipico di Diabolik è questo qui, ovvero le due sorelle, sì, le due sorelle, e due sorelle, amiche, penso, Francesca Massai e Caretta. L'ultima storia è a colpo di scena, sempre bella, cioè, è un cervellieri e disegnatore, sì, carino, caruccio, eccetera, eccetera. È una storia molto all'Agatha Christie, nel senso, questa storia non ve la posso dire perché se ve la dico mi ammazzate. Tito Farace, però, è geniale, cioè, ovviamente è tutto giocato su un colpo di scena che ci sarà e che se lo dicessi, giustamente mi menate e fareste anche bene. Usando il condizionale che non usa più nessuno, ma usiamo questo condizionale, fareste anche bene se mi menaste. Congiuntivo e condizionale. Quella cosa là. Poi 5,40 euro, poi si possono spendere. Ormai non c'è nulla di economico nel mondo, c'è 10.000 lire, un tempo ti regala l'edicolante, ti invitava a cena a casa sua. Se vorrei spendere 10.000 lire in fumetti, ma certo, ma io ti offro anche la cena, mi avrebbe detto negli anni 70. L'edicolante, 10.000 lire in fumetti, quanti ne vuoi? 10.000 lire in fumetti un tempo era roba, costavano 300-400 lire l'uno, quindi ti portavi a casa una bella smappazzata di fumetti. Oggi, ma questo è economico perché veramente un Bonelli costa 4 euro e boh, 4,40 mi sembra. E questo, cioè, costa 5,40 ma è un bel mallo, bel. Poi queste grandi diaboliche, insomma, tre storie. Io c'è anche, scusate, anche i disegni preparatori, insomma, anche, mi piace molto la galleria dei disegni preparatori, e forse quella mi piace di più. Mi piacciono più le matite, che alla fine, cioè, secondo me sono più belle le matite, che alla fine quelle poi, boh, le matite sono sempre migliori. A volte io le lascerei direttamente le matite senza metterci, no, perché a volte quando fai un disegno, a volte a ritoccarlo troppo diventa più brutto dell'abbozzo. Questo sappiamo, Michelangelo, che lasciò molte statue in stato d'abbozzo. Con questo passo e chiudo, Diabolik, il grande Diabolik, i quattro capi del mondo.